a Viterbo per l'ultimo round, il quinto della WSK Master Series, un viaggio lungo, lunghissimo, che è durato 5 appuntamenti in giro per l'Italia, e quest'oggi, anzi domani per la precisione, assegniamo i titoli, i campioni, quindi si entra nel librone del karting, perché solo domani potremo assegnare i titoli in KF2 e KF3, invece per quanto riguarda KZ1 e KZ2 sappiamo già che i campioni sono Gabrio, Paolo De Conto per la KZ1 e Zanchetta per la KZ2. Sei troppo preparato, altro che Ronnie. Io Ronnie l'ho licenziato, tra l'altro mi sono presentato qui con questa mise da donna, con questi pantaloni da donna, perché giusto così non vi faccio vedere quelli di Gabrio, anzi forse poi nel weekend li faremo vedere, però vabbè, non sorvoliamo, perché si entra nel grande librone della storia del karting nazionale e internazionale. Internazionale perché poi alla fine quest'anno sono state 39 le nazioni rappresentate in questo campionato, che appunto ha girato i circuiti di Castelletto di Branduzzo, Siena, Val Vibrata, mi dimentico qualcosa, Muro Leccese, adesso siamo qui, sicuramente mi sono dimenticato qualcosa, però poco male. Perché appunto 39 nazioni rappresentate, ma soprattutto poi 8 costruttori di motori, 23 costruttori di telai qui presenti nell'arco delle tappe che si sono svolte nell'arco di questa stagione, un campionato iniziato a febbraio e che qui volge al termine, da assegnare appunto il titolo che abbiamo ancora abbiamo già detto, KF2 e KF3, anche se posso dire KF3 c'è questo Antonio Fuoco Speedy che è in ottima posizione, dovrà gestire su Robin Hanson un vantaggio non da poco, sono 85 comunque i punti in palio tra finale 1 e finale 2, poi invece in KF2 è tutto aperto, ma è bello perché è aperto tra due italiani, Antonio Giovinazzi per quanto riguarda PCR, Parilla lì al vertice in classifica con una trentina, adesso non mi ricordo bene quanti punti di vantaggio su Stefano Cucco, intanto continua a far vedere lo splendido impianto, Gabriel, piuttosto che il mio faccione tondo e pelato, lo splendido impianto del circuito internazionale di Viterbo, con delle caratteristiche che andremo a visionare dopo sul circuito, proprio lì in loco, tra l'altro poi in quella curva che stai mostrando, appunto tra qualche istante ci catapultiamo lì e vi facciamo vedere una delle caratteristiche tra le altre di questo circuito interessantissimo. Poi invece più avanti quest'oggi la finale 1 per quanto riguarda KZ1, KZ2 e domani prefinali e finali per quanto riguarda invece le altre categorie, anche la 60 mini, sempre ricchissima di piloti come sempre. Sulla parabolica all'interno, quasi al centro del circuito di Viterbo, il circuito internazionale Viterbo, si sta allontanando Alessandro Ferrari, direttore di gara, che ci ha portato qui a vedere questo scorcio di pista molto interessante e piuttosto unico, direi, visto che all'interno del panorama dei circuiti internazionali non è così frequente avere dei saliscendi come vediamo lì in quella curva in fondo laggiù, e poi ancora qui questa parabolica che vedremo affrontare dai piloti fra qualche istante. Vediamo questa pendenza importante, c'è un bel dislivello dal lato esterno del circuito fino al lato più interno, vedete che è proprio in discesa ed è evidentissima davvero la pendenza che possiamo verificare. Tra qualche istante vedremo passare i kart proprio in questo punto del circuito, riusciremo a apprezzare ancora meglio le differenze di dislivello che ci sono dal lato esterno al lato interno. Lì sugli spalti un po' di pubblico a guardare questa manche di qualificazione che è proprio sotto i nostri occhi, sta prendendo il via. Secondo fila per il tocco.